Pace bene, pace bene! Un giovanotto! Sono un giovanotto! Applauso, applauso, applauso! Ma quale uccio, quale uccio! Guardate che eleganza, così, dondino, dondino. Sono venuto a portare la pace e il bene a tutti, anche a casa. Mi raccomando, un bacione a tutti, le mie doti sacerdotali. Una donna venne a confessarsi una volta, e chi se lo scorda, chi se lo scorda? Dice, padre, mio marito è sterile, vorrei rimanere incinta, come posso fare? Dice, devi pregare. È tornata dopo 2 mesi, padre, sono rimasta incinta, hai visto? Ho detto io, dobbiamo ringraziare il Signore, sì, quello del terzo piano, è stato bravissimo, bravissimo. Beh, dobbiamo fare le confessioni, chi si deve confessare? C'è qualcuno? Permesso? Chi è? C'è permesso, Don Dino, posso? Prego, signora, Madonna. prego. Te ne va? No, questa è la camminata prima giro. Della confessione. Don Dino, ti sei dimenticato il confessionale. Ah, il confessionale qua. Da sport è questo, sport. Vedi? Sì, sì, proprio sopra la spiaggia così, fai le pizze. E allora, sorella, in questo giorno così delicato per tutti noi, cercando di completare quelle che sono le abitudini e le disabitudini, e dobbiamo in questo giorno, diciamo che dobbiamo... Oh, Don Dino, a stamma fa, orario. E giusto, introduzione alla confessione. Che peccato hai fatto, Antonella? Don Dino, io non ce la faccio più a tenermi tutto dentro. Hai provato con le prugne? Che c'entra? Quello funziona. Non capisce niente. Il consiglio che do io è sempre quello, con le prugne funziona. È una questione confessoria, non è una questione evacuatoria, capisci? Vabbè, qual è il problema? Allora, forza, Don Dino, aspetta che devo prendere la rincorsa, che è un peccato bello pesante. Don Dino? Sì? Stai pronto? Sto qui. Ho fatto l'amore con un prete. I Madonna E questa è una cosa che non si può sentire. Come Mamma fate l'amore con un prete? Se Ma voi fate quello che dovete fare, poi venite qua, pensate che con la confessione si risolve tutto. Don Dino, non è colpa mia. Viviamo in una valle di lacrime. Sì. Siamo tutti peccatori. Sì. La carne è debole. E il pesce dove lo mettiamo a questo punto? Cioè, ma ti rendi conto? Non è possibile che uno dice ho fatto l'amore con un prete. Ma fammi capire. Sì, fammi capire. Sì, sì. Il prete col quale hai fatto quello che hai fatto è di questa parrocchia? No, Don Dino, no. È di un'altra parrocchia. Comunque, sorella, la tua parrocchia è questa, quindi... Don Dino! Organizza la prossima volta. Ma scusa! Sparisci, dai, sparisci! Che non lo so, vabbè, che modi sono che io veramente... Che... Chi è? Ho bisogno di fare una confessione. Devo chiudere la parrocchia, Don Dino, la prego. Veloce, verso la prego. Ma dov'è? In questo giorno così delicato per tutti noi, cercando di completare le abitudini, che peccato hai fatto, fratello? Ah, posso parlare adesso? Sì. Don Dino, ho qualcosa dentro che non riesco a tirare fuori. Le prugne, l'unica cosa sono le prugne, l'ho detto prima. Cioè io con le prugne mi trovo benissimo. Provaci. D'accordo. Forza, che è successo? Il fatto è questo. Sì. 3 giorni fa sono andato a casa della mia fidanzata. Beh? Lei non c'era. Però c'era la sorella. E quindi? Ha incominciato a tuonare. È cominciato a piovere. Me? In casa non c'era nessuno. Il momento era propizio, ho approfittato della sorella. No, vabbè, non è possibile. Cioè, tu vai a casa della tua fidanzata solamente perché inizia a piovere, il momento è propizio e approfitti della sorella. Ma vedi che è una cosa che non si può sentire, veramente. Ma ti rendi conto, boh? Ma c'è dell'altro. Che altro? 2 giorni fa sono andato a casa della mia fidanzata. Me? Lei non c'era. Non sta mai a casa questa ragazza, no? Però c'era la madre. E quindi? Ha incominciato a tuonare. Ha incominciato a piovere. Ma va bene, una settimana di merda, secondo me. Ma... In casa non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Il momento era propizio, ho approfittato della madre. Cioè, il giorno prima hai approfittato della sorella, il giorno poi hai approfittato della mamma. Cioè, ma ti rendi conto? Ma le cose le fate così, con tanta facilità. Ma ti rendi conto? Che devo fare adesso io? Che devo fare? Boh! Ma non finisce qui. Che altro? Ieri sono andato a casa della mia fidanzata. Me? Lei non c'era. Secondo me si è trasferita questa ragazza. Però c'era il padre. Beh? Ha incominciato a tuonare. Ha incominciato a piovere. In casa non c'era nessuno. Il momento era propizio, ho approfittato del padre. Vabbè, del padre no, guarda, del padre no!
Sta tuonando? Sì. Sta piovendo? Uh-huh. Non sta nessuno, no? No, non c'è nessuno. Nessuno, nessuno. Per fortuna che il momento non è propizio. No, il momento è propizio. No, il momento non è propizio. È proprio domani, è propizio. Il momento, domani è propizio. Il momento, domani è propizio.